Buonasera e benvenuti ancora una volta a Influencer Hit Parade. Buonasera a Jessica Brugali. Buonasera a Gianluca Viscardi, buonasera a tutto il pubblico e bentornati insomma dopo queste festività. Allora, noi come al solito ci occupiamo qui a Influencer Hit Parade del mondo dei social, di piattaforme online, di un mondo ibrido tra televisione, social network, personaggi famosi e classifiche. E soprattutto classifiche, sì. E oggi parliamo della classifica mondo dei social network dell'anno 2023. Quindi social network più utilizzati e facciamo anche magari la differenza dal 2023 al 2022. Perché qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, sì. Iniziamo subito al quinto posto. Troviamo YouTube con il 4% di utilizzo. Quindi. Ecco, tra l'altro YouTube che è in un momento un po' di cambiamento, di leggera crisi, no? Perché è sceso un po' rispetto allo scorso anno. Il cambiamento è quello del passaggio dai video cosiddetti lungo formato a quelli invece super brevi, no? Tu quindi, che esperienza hai ad esempio? Esatto, io stavo proprio per dire, io in quest'anno ho ricevuto meno visualizzazioni rispetto all'anno scorso, quindi non è colpa mia, diciamo, ma è colpa della piattaforma. È la piattaforma che in effetti male, attira un po' meno attenzione. Andiamo avanti, al quarto posto troviamo Pinterest con il 6,58%. Pinterest, posso dirti, mi piace tantissimo. Allora, io vorrei riuscire tantissimo a capire come funziona, cioè ogni tanto schiaccio cose, clicco qua, clicco là, so che ogni tanto mi arrivano delle email in cui Pinterest mi dice ecco qualcosa che abbiamo selezionato per te, però ecco, Pinterest per me è un oggetto misterioso. È un'applicazione sconosciuta, magari sì. Nelle prossime puntate faremo un tutorial dell'applicazione di Pinterest. Secondo me è un bellissimo motore di ricerca Pinterest. Potrebbe essere proprio una cosa, è capire sì. che cos'è Pinterest e a che cosa serve. Partiamo anche proprio dalle basi. Qualcuno un po' più su d'età. Al terzo posto invece troviamo ex Twitter con il 10,40%. Allora, qui c'è una cosa interessante da notare, perché X barra Twitter lo scorso anno era seconda e ora è diventata terza. Esatto. Però nei dati e nella penetrazione sulla popolazione in realtà è cresciuta ed è arrivata dall'8 al 10%, per cui nonostante il quadro catastrofico dal punto di vista pubblicitario, dal punto di vista invece degli utenti, tutto sommato non è andata così male. Nonostante la crescita, ha però perso il secondo posto. E al secondo posto invece troviamo Instagram con l'11,80%. E invece Instagram è aumentata rispetto al 2022. E tra l'altro una crescita impressionante, esatto, rispetto allo scorso anno, perché ha quasi raddoppiato la penetrazione sul mercato, con un dato veramente importante. Lo abbiamo visto più volte nel corso del nostro programma. Instagram continua a crescere, i personaggi su Instagram hanno un seguito personale incredibile, e insomma il risultato è qui da vedere. E al primissimo posto troviamo Facebook con il 66,15%. Anche in questo caso, no? Tutti a celebrare il funerale di Facebook e invece Facebook in barba ancora a tutti gli altri social, lo troviamo al primo posto. E tra l'altro è leggermente calato rispetto al 2022, sì, ma comunque rimane appunto in pole position, al primo posto. E con una percentuale schiacciante, perché insomma oltre il 60% contro l'11% di Instagram, per cui questo ci aiuta anche a capire come spesso le percezioni rispetto al dato reale siano completamente diverse, no? Cioè, parlando oggi con chi si occupa di social network, spesso vi sentite dire sì, ma ormai Facebook non lo usa più nessuno. Non è proprio così. Ma come mai TikTok non esiste in questa classifica? Ma questo è curioso, infatti, perché in effetti TikTok insomma dovrebbe avere dei numeri molto più alti, però andremo ad indagare sul perché non ci sia. Esatto. In Italia la popolazione si stima sia poco superiore di 59 milioni di persone, con oltre 44 milioni che utilizzano regolarmente i social network, per una media di 1 ora e 48 minuti al giorno. Beh, questo è un dato molto importante, perché per fare un paragone, la radio quotidianamente ha circa 33-34 milioni di utenti nella nostra popolazione, no? Se pensiamo ai 44 milioni che vanno sui social, ci dice quanto i social siano diffusi, e anche il tempo di utilizzo di 1 ora e 48 è veramente altissimo. Tu hai calcolato ancora il tuo tempo di utilizzo quotidiano? Ogni tanto lo guardo sullo smartphone, sei sul resoconto settimanale che arriva, e quando c'è la voce social network la copro con un dito. Esatto, io non la guardo, ho molta paura di questo dato. Adesso vediamo invece nel 2023 quali sono stati i VIP dell'anno. Al quinto posto troviamo
Dwayne Johnson, bravissimo. The Rock. Lo conosci molto bene, quindi ho lasciato a te. Perché andiamo dallo stesso parrucchiere per quello. Immaginavo. Con ben 326 milioni di followers nel 2022 e nel 2023 395 milioni di followers, quindi... Beh. Devo dire una crescita non male, esatto. Andiamo avanti, al quarto posto invece troviamo Kylie Jenner. Da 355 milioni di followers nel 2022 è arrivata a 399 milioni di followers nel 2023. Insomma, questa famiglia Kardashian e dintorni che ormai da tantissimi anni, no, imperversa su qualunque tipo di social, sembra non smettere mai di attrarre, no? E anche Kylie è un esempio. Esattamente, anche Kylie, anche se devo dire che è arrivata alla quarta posizione partendo dalla seconda, quindi... Due posizioni qualcuno aperte. Qualcuno è salito di più, no? Esatto. Ad esempio Selena Gomez, che troviamo al terzo posto, con 333 milioni di followers nel 2022 e 429 milioni di followers nel 2023. Beh, Selena Gomez, tra l'altro, personaggio particolare, no? Lei che viene dalla musica, è arrivata poi al cinema e insomma alle serie TV, aveva annunciato di non voler più fare musica, poi invece è tornata a farla proprio nell'ultimo periodo, molto amica di Taylor Swift, si è parlato molto di lei in questi giorni perché sì. Ai Golden Globe erano molto vicine, no? E hanno dimostrato di avere molto affetto l'una per l'altra. Esatto, e lei invece dalla quarta posizione è arrivata alla terza posizione. Come chi troviamo alla seconda posizione? Lionel Messi, ok, dalla terza posizione alla seconda posizione, nel 2022 345 milioni di followers, nel 2023 496 milioni, quindi... Beh. Qui più si di può un dire, milione e mezzo praticamente. Qui si può dire che probabilmente ha aiutato molto il suo trasferimento negli Stati Uniti. Lui adesso gioca per Inter Miami, squadra tra l'altro di David Beckham. Probabilmente l'arrivo in America e quindi la conseguente forte promozione per il suo personaggio sono stati utili per crescere notevolmente. E al primo posto invece, che vabbè, lo troviamo sempre in qualsiasi anno, quindi qui non facciamo comparazioni agli anni scorsi, Cristiano Ronaldo, che però è cresciuto anche lui tantissimo, perché dal 2022 con 463 milioni di followers, 2023 617 milioni di followers. Beh, non male. Raddoppiato praticamente. Non male. Numeri veramente qui incredibili. Impallidisce chiunque per questo personaggio che, tra l'altro, avendo scelto l'Arabia Saudita, no, per il calcio in questo periodo, è riuscito anche a prolungare la sua carriera. Sembra davvero immortale, non solo sul campo, ma anche sui social. Esatto. Adesso che ne dici se guardiamo un mio video? Io sono curioso così, magari vedere... anch'io, no, scalo questa classifica. Devi scalare questa classifica, puntiamo ai 600 milioni. Guardiamo il video di questa settimana della nostra Jessica Brugali. Allora, abbiamo visto il video della settimana di Jessica Brugali, ma questo genere di video come l'hai realizzato, con quali strumenti, quanto tempo ci è voluto? Allora, mi piace molto sperimentare il green screen, quindi questa tecnica, chiamiamola così, appunto per cambiare sfondo, per eliminare magari cose che si hanno in casa. Quindi ho utilizzato della tempera verde, semplicemente applicata sul viso, e al posto del make-up ho messo dietro di me un'immagine natalizia. Quindi mi piace molto sperimentare queste cose. Io solitamente per appunto realizzare un contenuto di questo tipo utilizzo il computer, quindi non utilizzo lo smartphone, per essere appunto un pochino più professionale. E devo ammettere che un po' di tempo ci va con questo tipo di video. E per togliere la tempera verde? E per togliere la tempera verde c'è un effetto che si chiama Chroma Key su Final Cut, che è il programma che utilizzo io, quindi in automatico il verde, in qualsiasi verde tu abbia nel video, sparisce e quindi prende posto, insomma, l'immagine che poi viene applicata sotto il video. Io farei un tutorial comunque di questo filtro, questo effetto, questa applicazione, perché spiegata così effettivamente può sembrare complicata, poi in realtà sono solamente due clic con il mouse. In realtà, in effetti, vi serve il verde, vi serve una esatto. buona illuminazione del verde e poi il gioco è fatto. Voi mettete il verde. Certo. In qualsiasi caso qualcosa sparisce. A proposito di tutorial, visto che facevi riferimento a questo, ci guardiamo il tuo di questa settimana? Esatto, sì, facciamo subito il tutorial e questa settimana vedremo come utilizzare i modelli di Instagram per creare reel perfetti. Ok, apriamo la nostra applicazione Instagram e clicchiamo sul più che troviamo in basso in centro. Andiamo su Reel.
In alto, come potete vedere, possiamo scegliere se prendere i video dalla fotocamera, hub dei clip, audio oppure dei modelli appure già preimpostati. Noi clicchiamo su modelli e qui possiamo scegliere un sacco di modelli che stanno andando super virali appunto su Instagram. Io scelgo, vediamo un po', scelgo questo qui, facciamo questo il primo. Da qui si possono aggiungere le clip, quindi clicco aggiungi clip. E io vado a cercare le clip che ho registrato ovviamente con Luca poco fa in studio. Prendiamo queste clip e aggiungiamo anche un paio di foto. E beh, qui ovviamente cambiamo script e mettiamo influencer. Hit parade. E il nostro reel, vabbè, questo è un po' corto, ma il nostro reel preimpostato è pronto per essere pubblicato. Sono sempre molto interessanti i tutorial di Jessica. Poi ci prepariamo per quello con il green screen. Esatto, quello è già più complicato. Questo è un modello molto semplice appunto per chi magari ancora non è capace di editare i video, è già un modello preformato. Siamo ancora a livello base, però poi successivamente andremo con i livelli un pochino più intermedi di tutorial. Un po' alla volta cresceremo e faremo crescere anche i vostri followers. Tra poco invece qui per Influencer Hit Parade avremo un super ospite, quindi restate lì. Bentornati dunque a Influencer Hit Parade, oggi per incontrare anche un altro graditissimo ospite che è giornalista, opinionista italiano e direttore del giornale. Con noi c'è Alessandro Sallusti. Direttore, buonasera. Buonasera. Allora direttore, noi ci occupiamo di un mondo ibrido tra social network e televisione, ma ho saputo che lei non usa Instagram, però ha scritto un libro su una premier che usa molto i social. Com'è stato questo incrocio? Beh, guarda, io non uso Instagram perché, se ho capito bene, a meno che tu non sia presidente del Consiglio, su Instagram come dire, rendi noto, documenti la tua vita più o meno privata. Io della mia vita privata, a parte che non è interessante per nessuno, ma sono gelosissimo, ho una compagna che invece di mestiere fa, non dico la TikToker, ma giù di lì, e quindi c'è questo sempre conflitto in casa tra il mostrarsi e non mostrarsi, e niente, per cui non uso Instagram per quello. Ho un account Twitter, perché su Twitter invece, come dire, non diffondi la tua vita ma eventualmente le tue idee, e Giorgia Meloni credo che non possa fare a meno di avere entrambi, anche se lei della sua vita privata non è gelosa, è gelosissima, infatti di lei poco o nulla si sa, delle sue abitudini, i suoi gusti, il suo privato. Certo, la Presidente del Consiglio, se vuole raggiungere un certo numero di persone, deve usare quei mezzi, a mio avviso, diabolici. Ecco, com'è stato il lavoro? Com'è stata la genesi del libro, dunque, scritto intervistando Giorgia Meloni, la versione di Giorgia? Ma lei, in un incontro per gli auguri di Natale, ormai un anno fa, si lamentava del fatto che la Giorgia Meloni raccontata sui giornali, nei talk show, non corrispondeva all'originale. Come dire, di questo la turbava molto, ma si rendeva conto che non è che puoi rimettere le cose a posto con un'intervista, per rimettere le cose a posto e dare la versione autentica di che cosa vuole fare Giorgia Meloni la grande, serviva un ragionamento più complicato, più lungo, articolato, che solo un libro può veicolare. E quindi quando io gli ho detto, ma peccato che non si può fare un libro, perché, e lui mi dice, ma scusa, perché non si può fare? Dico, ma perché nessun Presidente del Consiglio in carica l'ha mai fatto, ci sarà un motivo che io non conosco, ma ci sarà. E lei mi ha risposto, guarda, questo, il fatto che non l'abbia mai fatto nessuno, può essere per me interessante essere la prima, ci vediamo a gennaio e iniziamo il lavoro, e così è andato. Ecco, e a proposito di libri, no? C'è sempre il piacere di
tenere la carta per le mani anche nel mondo dei libri elettronici. Quanto secondo lei gli influencer e le influencer, che di solito sono abituati invece ad esprimersi con frasi molto brevi, possono influenzare anche le vendite dei libri? Influenzano tantissimo. Alcuni dei libri più venduti, io parlo dell'Italia, ma credo che funzioni così in tutto il mondo, alcuni dei libri più venduti in Italia sono di, come dire, sconosciuti, autori sconosciuti, parlo soprattutto di narrativa ovviamente, romanzi, storie, sono di autori assolutamente sconosciuti, ma che per motivi diversi hanno incontrato l'attenzione dei social, soprattutto come si chiama, TikTok, attraverso quel mezzo il passaparola telematico dentro questi social gli ha fatto fare dei botti di vendita assolutamente che non avrebbero mai potuto fare, perché erano veramente dei autori, alcuni al primo romanzo, e quindi la potenza di quei mezzi rispetto alla diffusione dei libri è enorme. Dottore Sallusti, quanto influenza hanno oggi i social sul mondo della politica? Non ancora tantissima, sembra un paradosso, ma il mondo della politica è molto più attento, influenzabile, influenzato dalla carta stampata, cioè dal mezzo più vecchio che esiste di comunicazione, perché arriva da quel mondo lì ed è ancora convinta che quel mondo lì sia più importante di altri. Ovviamente sbagliano nei numeri, ma non sbagliano al momento sul fatto che quello di cui si parla oggi sui social e anche nei talk show televisivi all'80% non nasce sui social, nasce dalla carta stampata, cioè voglio dire il dibattito sui social oggi sul Corriere della Sera Crosetto dice questo, oggi sul Fatto Quotidiano Travaglio dice quest'altro, oggi sul giornale Sallusti scrive una cavolata, e da lì nasce il dibattito mediatico dentro i social. Quindi i giornali stampati dettano ancora l'agenda del dibattito, poi non raggiungono poco nulla, raggiungono poco nulla, ma sono ancora importanti perché danno il là al dibattito. E secondo lei perché oggi i politici danno così grande attenzione ai social? Forse perché c'è meno contraddittorio? È più semplice? Sì, immagino di sì. Beh, io credo per una banale questione di numeri. Sui social raggiungi una quantità di persone che nessun altro mezzo ti permette di raggiungerlo, te lo fa raggiungere, come giustamente hai detto tu, senza contraddittorio, cioè non sei in un talk show televisivo dove qualcuno ti fa le domande o d'obietta a quello che stai dicendo, e quindi si sentono più sicuri ed è più facile anche, come dire, per l'utente interagire, perché quando la Meloni fa un post e tu gli metti un commento, ti sembra di parlare con la Meloni, e per certi versi parli con la Meloni, anche se, come dire, pensando, non so se pensano esattamente così, ma di essere in una sorta di anonimato, di non riconoscibilità, ti permetti di dire anche alla Meloni delle cose che se l'avessi di fronte, seduta di fronte a te, mai nella vita li diresti. Sia essi siano insulti, siano anche delle critiche che magari con il Presidente del Consiglio di fronte non te la senti di criticarlo, mentre lì ovviamente ti senti molto libero, e quindi come dire, è ovvio che tutto questo produce poi quei numeri di cui voi ben sapete.
Buonasera direttore. Allora, io ho una domanda. Visto che un periodo, qualche settimana fa, anche un po' di più, ho pubblicato un TikTok con il suo precedente libro e devo dire che ha avuto un ottimo successo, un successone. Mi dà il consenso di pubblicare un altro TikTok con questo libro? A tuo rischio e pericolo, assolutamente sì, a rischio di perdere dei follower o di attirarti le ire di qualche follower, però assolutamente sì, certo, grazie Grazie a lei, anzi secondo me ne guadagno di anche. followers. No? Luca ha Assolutamente. detto solo che mi segue solo se pubblico questo TikTok, che per ora... Assolutamente, su TikTok solo se fai Ecco. questo. Allora, Jessica, c'è un tema anche da affrontare che è quello della politica che è sempre stata un'arte del confronto, mentre i social sono di fatto l'espressione del proclama, no? Cioè, come dicevamo prima, senza contraddittorio. Appassionano il pubblico ai temi della politica o l'allontanano? Io non lo so se l'avvicinano o l'allontanano, so che tutto questo non fa bene né alla politica né all'opinione pubblica, perché come dire, un'idea deve passare da un confronto, non deve passare da un tweet o da un insulto o anche da un applauso, no? Brava Meloni, brava Meloni non è un'idea, come non è nemmeno un'idea. Meloni fa schifo. Cioè, io vedo, però sapete, io sono vecchio, appartengo a una generazione sulla via del tramonto, quindi non è che voglio fare il giudice, però vedo in questo qualcosa di pericoloso, perché le idee nascono, si sviluppano, si cambiano o si confermano dentro dei confronti, dei dibattiti, dentro uno scambio di idee. Il mezzo proprio, tecnicamente, la brevità dello scambio dei messaggi, la superficialità a volte dello scambio dei messaggi, credo che non può produrre nulla di buono. Ma senta, direttore, le fake news sono terreno fertile ormai sui social e anzi molte volte l'algoritmo le propone. Ma secondo lei i social sono appunto un terreno, diciamo, di informazione o disinformazione? Sono un terreno di casino, sono una Babele, perché io nel social non sono in grado di distinguere non solo ciò che è vero, l'informazione vera dall'informazione falsa, ma non so nemmeno da dove arriva. Cioè, chi mi sta dicendo, se io dico vota Meloni, beh, uno sa chi sono, ho una faccia, ho una storia. E quindi può decidere se seguirmi o non seguirmi nel mio consiglio, ma se io non so da dove arriva l'informazione, insomma, è stato accertato che ci sono centrali di disinformazione che operano 24 ore al giorno, cioè che mettono in giro notizie false e o interessate. E la gente, come dire, non riesce a distinguere, non riesce a capire. E quindi è veramente pericoloso anche per l'informazione, perché guardate che l'informazione va a braccetto con la controinformazione. E cos'è la controinformazione? È far credere qualcosa che non è. In questi terribili periodi di guerra in Ucraina e in Israele, insomma, tutti i giorni siamo sommersi di controinformazioni. Controinformazione non è di per sé falsa, è una parte della verità. La verità è sempre più complicata. È apparso anche lei appunto con l'intelligenza artificiale che dava consigli di economia. Sì, a tutto questo poi si aggiunge il problema dell'intelligenza artificiale. Su questo c'è un dibattito talmente alto e ancora su terreni inesplorati che non è che io mi permetto di avere una soluzione, una risposta precisa. Però l'ex ministro Cingolani, che è uno che di queste cose se ne intende, insomma, lo fa per mestiere,
Di recente mi ha detto, guarda, una cosa che a me fa paura è che l'intelligenza artificiale si abbevera nel web, cioè prende tutto quello che c'è nel web e lo fa suo, lo elabora, no? Lo gestisce e trae le conclusioni. Però Cingolani mi diceva, attenzione, che soltanto il 16% dell'informazione del web è certificata, cioè è certa. Tutto il resto non è detto che sia falso, può essere falso, verosimile, impreciso. Quindi c'è il rischio che questa intelligenza artificiale in realtà sia ignorante, non per colpa sua, ma perché si abbevera e cresce e lievita dentro un mondo non certificato, per cui una parte dell'intelligenza artificiale prende per buono che la Terra è piatta. Poi, siccome dal punto di vista statistico sa come la riporta, però vedremo quanto intelligente sarà questa intelligenza. Ecco, e come cambia in questo contesto con l'intelligenza artificiale il tema della disinformazione di cui parlavamo prima? Come cambia il lavoro invece a questo punto del giornalista? Ma io spero che non cambi, che non cambi mai. Che il giornalista resti, il giornalismo resti un mestiere umano, però anche qui, come dire, ripeto quello che ho detto prima, sono di una generazione che ovviamente difende con i denti ciò che ha conquistato e sviluppato e ciò che sente suo, ma l'idea che l'informazione, ma che anche l'informazione l'abbiamo appena detto, ma che anche un articolo sia scritto da un computer, ma come dire, certo, un computer può scrivere anche una bella poesia, ma l'animo del poeta non potrà mai esserci, e quindi neanche l'animo e la sensibilità e l'originalità del singolo giornalista. Cioè, se io e te scriviamo lo stesso articolo, lo scriviamo in due modi diversi, da due punti di vista diversi, con sensibilità diverse. Dice, l'intelligenza artificiale prende il meglio di me, di te, scrive un articolo perfetto. Sarà anche perfetto, ma non è di nessuno, non è espressione di nessuna creatività, di nessun talento. Direttore, la facciamo attendere ancora qualche secondo perché vogliamo approfittare della sua disponibilità per questa puntata di Influencer Hit Parade. Ci ritroviamo tra pochissimo. Bentornati a Influencer Hit Parade, con noi in collegamento ancora il direttore Alessandro Sallusti. Allora, direttore, io ho una domanda. Una volta si criticavano i giornali perché politicamente schierati, ora invece sono i social il braccio armato della manipolazione e in alcuni casi sono stati addirittura usati per spostare l'ago della bilancia di alcune elezioni. Ma secondo lei in fondo non era meglio prima? Era meglio prima perché potevi scegliere, sapevi. Cioè, se io la pensavo politicamente in un certo modo, compravo l'Unità, la Repubblica, insomma, un giornale in cui le mie idee si identificavano, oppure se ero di destra, compravo il giornale Libero, cioè sceglievo e sapevo la fonte. Questa è libertà, la libertà di stampa, la libertà di informazione. Non è che un giornale è libero, un giornale può essere libero rispetto all'editore, ma non è libero rispetto alle idee dei giornalisti che fanno quel giornale. Io sono al giornale perché ho certe idee che sono diverse da quelle del direttore di Repubblica o dal direttore del Fatto Quotidiano. Però la gente lo sa e sceglie. Ecco, nel web trovo molto difficile scegliere, perché quando ti arriva un tweet, un TikTok, una roba, tu non sai chi l'ha generato e perché l'ha generato. E quindi non, in realtà non scegli, a te sembra di scegliere, ma in realtà non stai scegliendo, stai subendo. Io non credo che si possa mettere un rimedio a questo.
Ecco, direttore, in questo periodo noi ci occupiamo di influencer, di attività che vengono svolte attraverso le piattaforme. Sappiamo benissimo quali sono state le vicende degli ultimi giorni che hanno riguardato il mondo degli influencer. Ecco, il nostro editore, ad esempio, dottor Giovanni Macri, già in tempi non sospetti, cioè immediatamente dopo l'uscita di questi fatti, aveva espresso in una sua intervista il timore che queste vicende degli ultimi giorni travolgessero un mondo intero, che non è però solo di milionari, no? Ci sono dei ragazzi che semplicemente arrotondano i loro guadagni magari attraverso l'attività sui social. Ecco, lei pensa che sia la fine di questo mondo oppure solo un passaggio temporaneo e momentaneo? No, è certamente un campanello d'allarme, è un alert. Attenzione, le cose non sono così come mi hanno fatto credere. Io mi immagino e spero che sia Chiara Ferragni, perché di quello parliamo personalmente, ma in generale quel mondo faccia esperienza, faccia tesoro di quello che è successo per aggiustare il tiro. Io non penso assolutamente che il mondo dell'influencer debba finire domani mattina. Penso che se non fa una riflessione seria, non dico che finisce, ma cambia traiettoria da tutti i punti di vista, di credibilità, quindi di penetrazione e quindi anche a livello economico cambia tutto. Diciamo che come tutte le cose che crescono velocemente e inaspettatamente, quel mondo lì era un po' una bolla. Ecco, adesso la bolla è scoppiata. Quando scoppia la bolla non è che finisce il mondo, però insomma bisogna rifletterci, perché altrimenti il rischio che quella strada lì finisca in un vicolo cieco c'è. Allora, direttore, ormai la Ferragni diciamo che è diventato un po' un problema appunto per le aziende e nonostante un suo post costasse oltre 90.000 euro, immagino che insomma i post e comunque i lavori più grossi fossero con aziende e televisioni. Che futuro si immagina lei per le aziende della Ferragni? Detto che gli auguro... Vedi, a me la Ferragni non è simpatica, Fedez tantomeno. Abbiamo discusso a lungo, litigato sia pure a distanza, non pensiamo uguale su nulla, però io credo che la Ferragni sia vittima da quando è successo il casino, sia vittima dello stesso principio con cui ha fatto i soldi, cioè l'ipocrisia. Nel senso che lei è diventata la donna immagine del politicamente corretto e quel politicamente corretto non può accettare che la sua immagine venga, come dire, rovinata o intaccata da episodi tipo quelli che abbiamo scoperto. E quindi lei sarà scaricata dai suoi amici, non dai suoi nemici, da quelli che l'hanno aiutata a crescere. E lo stesso vale, per esempio, ieri, nei giorni scorsi, Fedez ha litigato con una nota conduttrice di Canale 5, Mirta Merlino, che aveva mandato gli inviati sotto casa della Ferragni e di Fedez per aspettare che uscissero, prendere qualche mano. E lui si è detto indignato, questa invasione della vita privata, questo assedio. Ma scusatemi. Voi avete fatto una diretta quotidiana della vostra vita privata e grazie al fatto che avete fatto quella diretta avete fatto milioni e milioni di euro di guadagno e adesso venite a dire che la vita privata deve essere tutelata. Ma voi avete tolto le barriere della vita privata, vi siete mostrati a letto mentre facevate l'amore, mentre allattavate il figlio, mentre andavate a sciare, tutta la vostra vita privata era a disposizione della gente e adesso non vi va più bene che un giornalista venga sotto casa. Ecco, allora io credo, dico questo per dire che Fedez e Ferragni sono vittime dell'ipocrisia sostanzialmente.
Ecco, direttore, prima di salutarla, ringraziandola ancora per la sua grandissima disponibilità per Influencer Hit Parade, vorrei tornare un attimo al tema dell'incrocio tra mondo dei social, informazione, internet e in questo caso invece anche ricchezza. Perché il Washington Post è di proprietà di Jeff Bezos, il New York Times di Carlos Slim, che è il secondo uomo più ricco al mondo, un messicano, il Times dell'australiano Rupert Murdoch, di cui conosciamo in molti le gesta, anche perché era il proprietario di Sky. Allora, tutti i miliardari vogliono una fetta dell'informazione. Si tratta di un bene o si rischia una polarizzazione verso l'interesse di pochi? Ma guarda, l'informazione è potere, è una parte consistente del potere, il controllo dell'informazione. L'informazione costa, poi produce non la vecchia informazione, non la mia per intenderci, l'informazione di cui stiamo parlando, quella via web, produce anche dei margini pazzeschi, ma per arrivare a quei margini occorrono degli investimenti in tecnologia e tantissime cose che non sono alla portata di chiunque. Quindi è inevitabile che quel sistema diabolico sia in mano dei miliardari che tra l'altro hanno investito miliardi e hanno guadagnato, ne hanno guadagnati ancora di più. Questo è un bene? No, non è un bene perché l'informazione globale è in mano a pochissime persone che finché gli va bene, vediamo quello che facciamo noi, no? Accediamo, il giorno che non gli andasse più bene potrebbero decidere che io e te non accediamo più a quel mondo, o potrebbero decidere di scatenarci contro l'ira di Dio. Insomma, nel momento in cui volessero usare questo potere non per fare miliardi, ma per fare qualcos'altro, hanno a disposizione tutti gli arnesi per farlo. E questo lo trovo molto pericoloso, perché vedi, l'editoria della carta stampata, anche l'editoria era in mano a persone che avevano un po' di soldi, ma non siamo a questi livelli. Cioè, comunque parliamo, sì, di persone, gli editori sono, erano persone ricche che un po' per divertimento, un po' per potere, un po' investivano parte dei loro guadagni nell'editoria senza averne degli enormi tornaconto. No, qui siamo di fronte a un fenomeno dal quale è difficile tornare indietro, no? E non penso che ci sia una strada per tornare indietro. Qualcuno riuscirà mai a convincerla ad aprire Instagram o magari TikTok? Lo trovo inutile, per me è inutile, capisco l'utilità per tante persone, perché io penso tutto il male possibile di questi mezzi rispetto al mio lavoro, però non sono così stupido o così vecchio da non ammetterne tutti i lati positivi, che non sono pochi, per nulla sono pochi. Però noi oggi abbiamo parlato dell'aspetto che riguarda il mio mestiere, quindi no, non lo aprirò mai, perché non mi serve aprirlo, perché non ho nessun interesse ad aprirlo, però non sono il diavolo, ecco, non ritengo che sia il diavolo. Ecco, per voi invece che insomma ogni tanto chiuderete anche le applicazioni del vostro smartphone, ricordo la versione di Giorgia del nostro ospite Alessandro Sallusti che intervista Giorgia Meloni. Grazie direttore. Grazie direttore per essere stato con noi. Allora, per questa sera abbiamo terminato, torniamo Jessica ancora con il mondo delle classifiche, social network, tutorial, sì, esatto, tutorial, i tuoi video. I miei video pure, la prossima settimana. Quindi, è vero. Grazie mille Luca Viscardi. Grazie a Jessica Brugali, ci troviamo la prossima settimana come sempre qui su Sei la TV.